padiglioni vincolati, alcuni distrutti dalla furia del tornado. L'ex manicomio di San Salvi si presenta così a una settimana dal terribile nubifragio che ha sconvolto Firenze Sud. A terra piante monumentali, centenari cedri del Libano, un'intera pineta abbattuta in un luogo simbolo, crocevia tra il passato, con il murales del 78 che ricorda il primo ingresso della città nell'allora manicomio, e il futuro con la casa dello studente dedicata a Dino Campana, che qui fu internato. Claudio Ascoli, che nel 98 ha portato nell'area la compagnia teatrale Chille della Balanza, lancia l'allarme. Pensabile per noi che questo luogo, così pieno quindi di vita, oggi sia pieno di morte. È una pineta che non c'è più. Sarà difficile destinare risorse per il ripristino dell'area che Ascoli chiama il parco che non c'era, destinato a uso pubblico ma di proprietà di un privato. Dovrebbe questo disastro essere risistemato all'ASL, che sta facendo dei miracoli, ma che giustamente non può caricarsi di un bene che è pubblico. L'estate a San Salvi non si ferma, riaprirà il 12 agosto alle 21.30 con la passeggiata nel parco riconosciuta dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO, con un obiettivo: mobilitarsi affinché non accada come nel 66, quando dopo l'alluvione San Salvi venne dimenticato per molti giorni, e per evitare che il parco che non c'era diventi il parco che non c'è più.